L'idea che da molto tempo mi tormenta è di rappresentare un uomo assolutamente buono. Credo che non ci sia niente di più difficile, soprattutto nella nostra epoca. Il buono è l'ideale, e l'ideale purtroppo non è di questo mondo. Esiste soltanto un essere assolutamente buono, Cristo. E infatti la sua venuta nel mondo è frutto di un immenso miracolo, quasi che tutta la terra e la natura stessa, con tutte le sue leggi, fossero state create unicamente perché quell'essere vi facesse la sua apparizione. La mia idea è quindi destinata a fallire in partenza. Tuttavia, non so rinunciare. Se soltanto riuscissi a dar vita e concretezza ad un uomo puro, che restasse tale malgrado le offese del mondo, allora in lui si potrebbe forse riconoscere un ideale simbolo di Cristo. Fyodor Dostoevskij, gennaio 1868. Ma ti dai freddo? Molto. Non pensavo che da noi facesse così freddo. Ah. Venita dall'estero? Sì, dalla Svizzera. Caspita! allora... Ella...
Manco dalla Russia da più di 4 anni. Ero molto malato quando mi mandarono in Svizzera. Ora... Che posto è la Svizzera? La prima impressione fu molto forte, perché si tratta... Era un male grave il vostro? Eh sì. È una malattia strana. Una specie di malcaduco, con tremiti e convulsioni. Gli accessi spesso erano molto violenti. E io, quando si ripetevano più volte di fila, cadevo in un completo torpore. Non riuscivo a connettere più di 2 o 3 idee di seguito. Caspita! E ora vi hanno guarito? No, non mi hanno guarito. Ma che razza di medico è quello che vi ha curato? È un medico molto bravo, è il professor Schneider, uno specialista di malattie nervose. Ha una casa di salute nel Canton Vallese, appunto dove sono stato. Ah. E avrete speso chissà quanti soldi? I medici! Bah, proprio così. Non fanno che succhiare il sangue russo a tradimento. Oh, no, no, nel mio caso vi sbagliate, vi assicuro. Il professor Schneider mi ha dato del denaro suo, dell'ultimo che aveva, per farmi ritornare qui. Come? Non c'era nessuno che pagasse? No. Il signor Pavlichev, che mi manteneva laggiù, è morto 2 anni fa. Allora io scrissi qua alla moglie del generale Epanchin, una mia lontana parente. E così è come ritornato. Ritornato dove? Non lo so ancora dove mi fermerò. Così. E questo fagottino contiene tutti i vostri averi. Eh sì. L'avrei scommesso. Beh, povertà non è peccato. Tuttavia non si può fare a meno di osservare che anche questo fagottino potrebbe assumere un'importanza particolare. Mi spiego, io sono pronto a scommettere che non contiene delle monete d'oro straniere. Ma se a questo fagottino aggiungiamo una parente, come sarebbe per esempio la generalessa Epanchin, allora, purché sia vero, che la generalessa sia proprio vostra parente e che voi non vi sbagliate così per distrazione o per eccesso di fantasia. Avete indovinato. Sì, avete indovinato, perché infatti è quasi come se non fosse mia parente. Tant'è vero che non mi meravigliai per il fatto che non risposi alla lettera che le scrissi dalla Svizzera. Me l'aspettavo. Vabbè, voi almeno siete semplici e sinceri. Oh, quanto al generale Panci, noi lo conosciamo per la ragione che è una persona conosciutissima, e conosciamo anche il signor Pavlichev, quello che vi mantiene in Svizzera, ammesso che si tratti di Nikolai Andreevich. Sì. Pavlichev, perché sono due cugini, sì, vero? Sì. Si chiamava Nikolai Andreevich Pavlichev, sì. Permettete, con chi ho l'onore? Principe Lev Nikolaevich Mishkin. Principe Mishkin? Lev Nikolaevich? Non conosco. Strano, mai sentito. No, non dico il nome, è il nome storico. Se ne trovano di Mishkin nella storia dei Karamazin, ma di viventi non esistono più. Ah, certo, perché io sono l'ultimo. Io e, ecco, anche la generalessa Epanchin, non so in che modo, ma anche lei si trova ad essere una Mishkin. Anche lei ultima, nel suo genere. Ultima nel suo genere, questa è bellissima, che genere! Vedete, principe, anche i vostri studi avete fatto laggiù con quel professore. Sì, ho studiato. Io no. Oh, ma poco, sapete, soltanto qualcosa. Io non ho studiato mai nulla. I Rogojin, li conoscete? No, conosco pochissima gente. Siete voi Rogojin? Sì, Parfen Rogojin. Parfen? Sareste per caso di quei Rogojin? Sì, di quelli, sì. No, com'è possibile? Sareste per caso figlio di quel Semyon Parfenovich, cittadino onorario che è morto un mese fa, lasciando un capitale di 2,5 milioni? E tu come lo sai che ha lasciato 2,5 milioni? Ma vedi un po'. Che ci guadagnano questi raccazzanti a farsi avanti? È vero, sì. Mio padre è morto. E io me ne torno a casa quasi senza stivali. Non mi hanno avvisato. Né quel mascalzone di mio fratello né mia madre. Come se fossi un cane. No, ma ora
Oh, signori Dio, ora vi toccherà di colpo un milioncino e anche più, signori Dio. E lui che gliene viene? A te non darò nemmeno un copeco. Nemmeno se ti metti a camminarmi davanti coi piedi per aria. Lo farò io. Ma non ti darò niente lo stesso. Nemmeno se ti mettessi a ballare. Non mi dare niente, è quello che mi merito. Non mi dare niente, ma io ballerò lo stesso. Io pianterò mia moglie, i miei figli, mia casa e ballerò davanti a te coi piedi per aria. Chiamami, chiamami. È schifo! Oh! Scappai di casa 5 settimane fa. Ve lo credereste, principe? Come vero Dio. Se non scappavo, mi ammazzava di sicuro. Mio padre, dico. L'ammazzava quello, l'ammazzava. Che sai tu? Paventapasseri. Mio fratello, un mascalzone, ve lo dico io. Sparlava di me con mio padre. Buon'anima. Ma che io allora avessi fatto arrabbiare mio padre per via di Anastasia Filippovna. È vero. Questo è vero. Ed è colpa mia. Sì, per via di Anastasia Filippo. Ma se non la conosci! Sì, la conosco invece. Liebedev sa tutto, Liebedev. Voi eccellenza mi sgridate, ma io la conosco lo stesso. Ed è proprio quella Anastasia Filippovna di cui voi parlate. È una Baraskova. È una signora, per così dire, illustre. E anche lei nel suo genere è una principessa. Sta con un certo Toschi. Questo Toschi è un capitalista e come tale legato in intima amicizia col generale Panchin, che sarebbe poi quel vostro, per modo di dire, parente. Ma che diavolo dici mai? La conosce davvero? Sa tutto, Liebedev, sa tutto. Ha scorazzato in lungo e in largo per tutti i cantucci e sa molte cosucce di Anastasia Filippovna. Significa molte cose. Che significa? Niente. No, con lei nessuno ce la spunta. Lei non è come le altre. Lei ha solo Toschi, solo Toschi. E quando la sera sta nel suo palco al Teatro Francese, tutti la guardano e dicono, dicono, quella è proprio Anastasia Filippovna e basta. È vero, principe. È tutto vero. La prima sera che la vidi, principe, usciva da un negozio per montare in carrozza. Mi sentì bruciare da parte a parte. Da allora non dormo quasi più. Toschi approfittò di lei quando era ancora una bambina ed era rimasta sola al mondo. Poi in seguito decise di tenerla a Pietroburgo e la circondò di lussi. E fece una regina. Per gloriarsene. Ma lei lo disprezza. Ha rifiutato di sposarlo. E ora lui ha paura. Ah, la circonda di lussi. Ma la teme, principe. La teme. Tacci, principe, io ho rubato. Ho rubato 10.000 rubli a mio padre. Comprai 2 orecchini con un brillante ciascuno. Grossi così, una nocciola. Spesi tutti i soldi, non capivo più niente. Glieli mando con un biglietto. Come il ricordo dell'avervi incontrata ieri. Rogojin. Mi fece entrare da lei in salotto. Aprì la scatoletta. Sorrise. Grazie, disse. Grazie della gentilezza. Io pensavo, tanto, non tornerò più indietro vivo. Era pieno di vergogna. Perché da noi, a casa nostra, ci distinguiamo portando gli stivali unti di sega e mangiamo minestra di cavolo. San Pietroburgo! Tornai a casa, invece. Mio padre mi riempì di botte per una notte intera. Da noi, da mio padre, se solo ti provavi ad andare a teatro, il castigo era uno solo. Ti ammazzava. Così sono scappato. Come un cane. Ma ora sì che Anastasia Filippo non starà allegra, ora altro che orecchini. Guarda tu, se dici ancora una parola di Anastasia Filippo, come vero Dio ti frusto.
e frustami. Se mi frusti non mi cacci via. Frustami, padroncino. Chi frusta imprime il suo suggello. Oh, eccoci arrivati. Ehi, Keller! Hai trovato? Non lo vedo, ragazzi! Non so perché mi sei simpatico. Forse perché ci siamo incontrati in un momento come questo. Ho incontrato anche lui. Eppure non mi importa niente. Vieni a trovarmi, principe. Ti toglieremo le ghette. Ti farò fare una marsina di primordine, un panciotto bianco. Ti riempirò le tasche di soldi e... E andremo da Anastasia Filippovna. Dategli retta, principe. È un'occasione. Dirò grazie. Forse verrò stasera stessa. Anche voi mi siete piaciuto molto. Specialmente quando raccontavate quella storia degli orecchini. Ma anche prima, subito. Grazie di tutto. Anche dei soldi. Soldi? Ce ne saranno. Verso sera ne avrò quanti ne voglio. Vieni. Ce ne saranno anche prima di sera. Oh, Le donne, principe, vi piacciono molto. Ditelo prima. Io, forse voi non lo sapete, ma io, a causa della malattia, io non conosco le donne. Ah, allora tu sei un santo, principe. Quelli come te, Dio li ama. Dio li ha! Andiamo, Filippino, via! Come avete detto? Il principe Mishkin. Verrebbe dalla Svizzera ed è un parente della signora. Dove l'avete lasciato? Ah, ecco. Aspettate di là. Se permettete, preferirei aspettare qui con voi. E di là non c'è nessuno. Volete parlare col generale in persona? Sì, è per affari. Non vi domando che affari sono, principe. Per il momento il generale è occupato. Abbiate la compiacenza di aspettare il segretario. Vi annuncerà lui stesso. Preferisco grazie. Così. Che bella sala, eh? Molto bella davvero. Sentite, allora se devo aspettare molto, potrei fumare. Ho con me pipa e tabacco. Fumare, qui? No, principe, non è possibile. È assolutamente impossibile. Sono 3 ore che non fumo. È per questo che... Va bene, comunque, pazienza. Sapete, c'è un proverbio. Nel monastero altrui non si porta la propria regola. Come farò ad annunciare uno come voi? Prima di tutto dovreste aspettare di là. E poi che stramberia, fumare. Mi dispiace. Non siete tranquillo, vero? Forse dubitate perfino che io sia il principe Mishkin, eh? Va bene, allora aspetterò di là. No, scusate, potete aspettare qui. Se volete, posate pure il vostro fagotto. Grazie, sì. E dite, se mi togliessi anche il mantello... Certo, non potrete presentarvi al generale con il mantello indosso. Perché qui da noi, nelle case, fa molto più caldo che all'estero. Là invece fa più caldo che alle questo strade. Questo signore, Gavrila Ardalionovich, dice di essere il principe Mishkin e parente della signora. È arrivato dall'estero stamani con un fagottino in mano. Voi siete il principe Mishkin? Sì. E anche la generalessa Epanchin si trova ad essere una Mishkin. Oltre a me e a lei, di Mishkin non ce ne sono altri. Perciò io... Non foste voi che un anno fa, anzi meno, mandaste una lettera dalla Svizzera, mi pare, Elisabetta Prokofievna? Precisamente, sì. Bene. Volete parlare con Sua Eccellenza? Sì.
Vi annuncio subito. Favorite in sala. Grazie. Perché il signore è qui? Avevo detto, principe, che non potevate restare qui. Io sono felice di aver parlato con voi. Proprio felice. Principe, perché... favorito. Principe Lev Nikolaevich Mishkin. Bene. In che posso servirvi? Prego. Per fare delle conoscenze nuove, di solito io ho poco tempo. Ma siccome immagino avrete uno scopo preciso. Uno scopo preciso veramente non ce l'ho. Salvo il piacere di fare la vostra conoscenza. Oh, il piacere certo è grandissimo, anche per me, non dico di no, ma non riesco a vedere, sì, insomma, la ragione. Ah, non c'è, d'accordo. Salvo il fatto, ecco, che la generalessa, vostra consorte, è mia parente. Lo scopo della mia visita è tutto qui. Io manco dalla Russia da più di 4 anni. E come ne ero partito? Quasi privo della ragione. Ora avrei bisogno di conoscere delle brave persone. Fin da Berlino, in treno, dico, pensavo, quelli sono quasi miei parenti, forse potremmo esserci utili a vicenda. Chissà, comincerò da loro. Ah, grazie della preferenza. Dunque, siete venuto qui direttamente dalla stazione? Sì. E avrete anche il vostro bagaglio, mi immagino, no? Sì, ma non temete, non ho intenzione di chiedervi ospitalità. E allora ho fatto bene a non invitarvi, come non vi invito del resto. Beh, di conseguenza... Devo alzarmi e andarmene. Lo sapevo che saremmo arrivati a questo disagio. Vabbè, non importa. Scusatemi, generale, se vi ho disturbato. Addio. Oh, ma... voi siete un vero filosofo. No, aspettate. Aspettate un momento, principe. Credo che a Elisaveta Prokofievna non dispiacerà di conoscere una persona che porta il suo nome. Prego, accomodatevi. Sapete, io ho molti affari, voi capite. Oh, intanto ditemi, possedete qualche cosa o avete intenzione di dedicarvi a qualche occupazione? Scusate se vi permetto di... No, anzi, mi fa molto piacere la vostra domanda. No, per il momento non possiedo nulla. E non credo nemmeno di avere delle attitudini particolari. Anzi, penso piuttosto il contrario, perché io sono una persona malata. Siete malato? Sì. Però, a parte gli accessi, che ora non ho quasi più, sono forte, penso di lavorare in qualche modo. Invece, prima che mi conducessero via dalla Russia, gli attacchi del mio male mi avevano quasi ridotto un idiota. Sì. Un idiota. E in Russia non avete nessuno? Proprio nessuno? No, per il momento nessuno, ma spero... E poi, generale, ho con me una lettera... Ah, ditemi, sapete leggere e scrivere senza errori? Oh, altro che, in Svizzera ho studiato e letto moltissimo. Ah, bene, e la calligrafia? Oh, la calligrafia? Ecco, in quello forse ho anche del talento. Se permettete, ve ne do subito un saggio. Benissimo, mi piace, principe. Questa vostra prontezza mi piace molto, siete molto gentile. Gania, dai l'occorrente da scrivere qui al principe. Ecco, potete accomodarvi là. Grazie. Che bella sala, eh? È uno studio bellissimo questo. Ma questa veduta qui la conosco. È una veduta della Svizzera, vero? Ah sì, è dipinta davvero, si vede? Grazie. Che bella carta, consistente e leggera. Che le penne sono molto belle. Oh, questa è Anastasia Filipponna. È lei che te l'ha mandata, proprio lei? Sì, me l'ha data lei stessa poco fa, quando sono stato a farle gli auguri, forse un'allusione al fatto che mi sono presentato a mani vuote. No, che idea, è completamente disinteressata. E poi che cosa vorresti regalarle? Ci vogliono migliaia di rubli. Che io non ho, certo. Ho saputo invece che voi le avete mandato... Una sciocchezza. Un ricordino. E stasera verrete? Siete stato invitato, vero? Oh, certo! Oh, certo che ci sarò. Oh, ci mancherebbe altro. Mancare alla festa del suo compleanno. Ah, senti, Gania, io credo che ormai te lo posso dire. Preparati. Anastasia ha promesso a me e a Toschi che questa sera a casa sua dirà se accetta di sposarti o no.
essere o non essere, capisci? L'ha detto sul serio. Ha promesso a me e a Toschi. Cos'hai? Nulla. Nulla, tanto il temporale scoppierà. Ricordatevi però che io sono libero di agire fino all'ultimo. Cosa vuoi dire? Toschi ed io ci teniamo, capisci? Niente storie. Ma ci mancherebbe altro che fossi tu a rifiutare. Insomma, accetti sì o no? Sì. Oh, nessuno può rimproverare niente Anastasia Filippovna. Nessuno, capisci? Sì, che questa è Anastasia Filippovna. È meravigliosamente bella. Cosa Anastasia Filippovna? Ma come voi la conoscete? Sì, stamani presto in treno mi ha molto parlato di lei un certo Parfen Rogojin. Me ne ha parlato a lungo. Ecco un'altra novità. Ah, sì, ma sappiamo tutto. La faccenda degli orecchini, il resto, la storia del milione che quel pazzo ha ereditato, sappiamo, no? Sappiamo tutto. Avete paura di quel figlio di mercante? E tu no, naturalmente. Che ne pensate, principe, di quel Rogojin? Non saprei come dire. Mi è parso che in lui ci fosse molta passione. Una specie di passione morbosa. Ne è come ammalato. Ah, sì. Così vi è sembrato, purché non ne nasca qualche pasticcio. In ogni modo voi, Gavrila Ardalionic, voi siete un uomo, sì, insomma, un uomo intelligente, ecco. E questo nel caso nostro è l'essenziale. Ecco, precisamente. Ma questo è un modello. È un modello raro. Guardate un po', Gania, che talento, guardate. Questa qui, eccellenza, questa è la firma precisa dell'igumeno Pafnuti, da un facsimile, sì, l'ho ricopiato. E questo è un purissimo, elegante carattere inglese. Ah, che sottigliezze questo... vi addentrate. Ma voi siete un vero artista. Gania, guardate. Stupefacente. Oh, sì, ridi pure, ma... Qui c'è tutta una carriera. Caro principe, credo che vi si possa assegnare 35 rubli al mese, tanto per cominciare. Ah, ma io devo andar via, veniamo al fatto. Dunque, nella casa, cioè voglio dire, nella famiglia di Gavrila Ardalionic, questo mio giovane amico qui presente, sua madre e sua sorella hanno reso libere due stanze. Io spero che non avrai niente in contrario, che il principe venga a stare a casa nostra, no? Tutt'altro, anche la mamma sarà molto contenta. Grazie, generale. Mi avete trattato davvero con straordinaria bontà. Già che siete così gentili, ho una lettera. Vorrei chiedervi un dispiace, consiglio. Ma io ho fatto tardi, scappo via, ecco. Avviserò Elisaveta Prokofievna che siete qua. A fra poco, caro principe. Oh, e tu, Gania, tu... Mi piace. Un viso stupendo. Sembra felice. Eppure ha sofferto tremendamente, vero? E lo dicono gli occhi. Qui sotto. Gli occhi. Che orgoglio. Smisurato. Ma chissà se è buona. Se fosse buona, tutto sarebbe salvo. La sposereste voi, una donna simile? Io? Oh, no, io sono malato. E Rogojin, la sposerebbe? Anche domani. Oh, la sposerebbe, ma subito dopo sarebbe capace di ucciderla. Che avete? Riceverlo? Adesso, subito! Ah, mi fate stupire. È affamato, ha degli accessi e dite di riceverlo. Oh, purché non vi dispiace, amica mia, si capisce? Ma è come un bambino, fa quasi pena. Manca poco che non si metta a piangere. E voi, madame, trattatelo bene, eh? Anzi, vi consiglio di esaminarlo attentamente perché voglio vedere di che cosa è capace. Ho intenzione di offrirgli un posticino di scrivano. Esaminarlo? Ma già. Certo, mamma, non è poi così sconveniente. E per giunta è un bambino. Ci si può giocare a mosca cieca.
Musca cieca. Mamma, smettetela di fare storie, vi prego. Chiamatelo, papà. Mamma lo permette. A patto che gli si leghi un tovagliolo al collo quando si metterà a tavola. Almeno è tranquillo nei suoi attacchi o fa dei gesti. Oh, molto bene educato e di ottime maniere. Fate entrare il principe Mischi. E voi, madame, fategli vedere i vostri albi. È un calligrafo di prim'ordine. Ecco. Il principe Mischi, l'ultimo della stirpe e quasi un nostro parente. Beh, io chiedo scusa, ho fatto tardi, scappo via. Si sa dove scappate voi. Arrivederci, principe, eh? Arrivederci. Beh, allora, cosa si diceva? Ah sì, calligrafo. Che calligrafo? Mamma. Non mi disturbate, Glaya Ivanovna. Voglio sapere anch'io. Avvicinatevi, principe. Sedete. Sedete, sedete. Ecco. Ebbene, siete calligrafo? In un certo senso sì. Ho avuto occasione poco fa di darne un saggio al generale. Ho riprodotto la firma dell'Igumeno Pafnuti. Da un... Pafnuti? Ah, interessante. E ricordati, Aglaia, Pafnuti. Beh, e dov'è questa firma? Credo sia rimasta nello studio del generale. Ah, si mandi subito a prenderla? Certo, mamma, ma ora sarebbe meglio fare colazione, non ti pare? Sia. Volete favorire, principe? Avete molto appetito? Oh, sì, ora ne ho molto. Grazie davvero. Grazie. Grazie, principe. Vedo che siete ben educato. È noto che non siete affatto così stravagante come vi hanno presentato. Ecco, sedete là, in faccia a me. Aglaia? Adelaide, servite il principe. Vero che non è così malato? Forse non c'è bisogno del tovagliolo. A voi, principe, legavano il tovagliolo al collo, a tavola? Quando avevo forse 7 anni, mi pare che me lo legassero. Ora, di solito, quando mangio, me lo metto sulle ginocchia. E così va fatto. Parla bene. Mangiate, principe. E raccontate, di dove siete e dove siete stato educato, voglio sapere tutto. Vogliamo ritornare di là? Questa è la nostra sala di riunione. Adelaide suona il pianoforte e dipinge paesaggi. Ma non riesce mai a finirli. Aglaia invece non fa niente. Come me. Io non concludo mai nulla. Beh, sedete lì, principe, accanto alla stufa. E raccontate qualche altra cosa, su. Parlateci della Svizzera. Mamma, ma questo non è un esame, è un interrogatorio. Io non racconterei niente, se me lo ordinassero così. Fu una forte impressione e un po' difficile a dire. Zitte, ecco, vedete che ha cominciato? Forse un gran furbacchione, altro che idiota. È così certamente. Recita la commedia. Fu una forte impressione. Quando mi condussero via dalla Russia e passavamo per diverse città tedesche, io mi guardavo intorno senza riuscire a fare domande. E questo me lo ricordo bene. E la mia intelligenza lavorava, ma non riuscivo a connettere logicamente. Proprio così. Ero anche molto triste. Una sera però a Basilea mi destò da questo torpore il raglio di un asino. Mi piacque moltissimo. Mi rischiarò subito tutta l'anima. Un asino. Ah, perché ridi sempre, Aglaia? E tu, Adelaide? Il principe è molmolto più intelligente di voi. Almeno 10 volte. E forse anche 12. Ha raccontato benissimo la storia dell'asino. Ma un asino l'ho visto anch'io, mamma. Io l'ho anche sentito ragliare una volta. Scusatele, principe. In fondo sono buone. Oh, sì. Io le sgrido sempre, ma le amo. Vieni qui, Aglaia. Dammi un bacio, su. Basta con le tenerezze.
Chissà quando andremo all'estero noi. Vedete, sono già 2 anni che non riesco a trovare il soggetto per un quadro. L'Oriente e il Mezzodì da un pezzo sono descritti. Trovatemi il soggetto per un quadro, principe. Ma non saprei. Mi pare che basti guardare. Si vede che io non so guardare. Ma perché parlate indovinelli? Non ci capisco nulla. Cosa vuol dire non so guardare? Hai gli occhi? Guarda. E se non sai guardare qui, perché dovresti saperlo fare all'estero? Voi come guardate, principe? Io forse non ho imparato affatto a guardare. Là, in Svizzera. Ecco là. E comunque ero quasi sempre felice. Felice? Sapete essere felice? Insegnateci come si fa. Oh, insegnateci, per favore. Io non posso insegnarvi niente. Però là, man mano che guarivo, tutto mi diventava più caro in quel piccolo villaggio. E c'era una cascata che scendeva dall'alto di un monte. Bianca, rumorosa, spumeggiante. Di notte mi piaceva ascoltarne il rumore. Mi turbava anche, ma ero felice. Di giorno mi piaceva andarmene solo per i boschi. C'erano tanti pini, alti, e sopra una roccia un vecchio castello medievale. Il sole splendeva, il cielo era azzurro, il silenzio è... Il silenzio. Ecco, allora mi sentivo come chiamato, chissà dove. Mi sembrava che se fossi andato sempre avanti, a lungo, avrei forse trovato la soluzione dell'enigma, come una vita nuova, più viva, meno ostile. Ma una città come Napoli, per esempio, tutta piena di sole, di strade, di chiasso. E più tardi, però, io compresi che anche nell'apparente meschinità di una prigione si può trovare una vita immensa. Quest'ultimo lodevole pensierino l'ho già letto da qualche parte. Avevo 12 anni. Tutto questo è filosofia. Siete venuto a farci la lezione. Avete ragione, io ho sempre l'aria di fare la lezione. Davvero. Forse ne ho anche l'intenzione. Chissà, è possibile davvero. Sì, certo che... Per quanto io ho conosciuto un uomo che era stato in prigione una 12 anni, per ragioni politiche. Era stato condannato a morte. E un giorno fu condotto insieme ad altri al patibolo. E gli fu letta la sentenza di morte e dopo appena una 20 minuti gli fu comunicato il decreto di grazia. Ma in quei 20 minuti lui visse con la ferma convinzione che di lì a poco sarebbe morto. Ari ricordava tutto con una lucidità straordinaria. Lì vicino al patibolo avevano piantato 3 pali. Fecero salire i primi 3 condannati. Li legarono. Calarono loro sugli occhi un cappuccio bianco, si schierarono i soldati. Un prete col crocifisso faceva il giro di tutti. Lui era per turno l'ottavo, allora fece un rapido calcolo e gli restavano 5 minuti di vita, non di più. Ecco, ma diceva che quei 5 minuti gli erano sembrati un tempo infinito, come un'immensa ricchezza che per il momento non era assolutamente il caso, nemmeno il caso di pensare all'ultimo istante. Capite? Allora, anzi, decise di distribuire il suo tempo e salutò i compagni, si guardò attorno per l'ultima volta e ricordava di aver guardato con tremenda fissità il tetto di una chiesa che scintillava al sole. E poi, alla fine decise di pensare anche a se stesso, a quel qualcosa o qualcuno che sarebbe diventato. Sì, sì, ho finito, sì. Voi andate a tentoni, principe. Volevate dedurne, suppongo, che anche un attimo può diventare un'eternità se lo si sa vivere. E credete che sia possibile? Ecco, è molto difficile. Ma io credo che sia possibile. Credete di riuscirci? Oh, qualche volta mi è venuta questa idea. E mi viene anche ora. Che modestia. Ah,
Siete delle sciocche, ecco. Ridete, vi irritate. Io sono sconvolta. E credo che mi sognerò quell'uomo chissà quante volte. No. Siete in collera con me. Scusatemi, scusatemi tanto, io a volte forse dico delle cose un po' strane. Scusatemi davvero. Vi prego. Se dite di essere stato felice, vuol dire che avete vissuto più degli altri. Perché allora fingete e vi scusate? Certo, col vostro quietismo si possono riempire di felicità anche 100 anni di vita. Che vi si mostri un'esecuzione capitale o il dito mignolo, voi nell'uno come nell'altro siete capaci di scoprire un significato ugualmente edificante. Così è facile vivere a lungo. Non capisco, Aglaia, perché t'arrabbi sempre? Che dito mignolo, che sciocchezze sono queste? Il principe parla benissimo, anche se racconta cose tristi. Perché lo scoraggi? Non vedi che è tutto mortificato? Dipingete il patibolo. A questo pensavo. In modo che se ne veda solo il gradino più alto. Il condannato è salito già. E la testa si vede. Il viso bianco e labbra livide protese a baciare la croce. E guarda e sa tutto. Sa tutto. Perché c'è un punto, gli occhi forse, un punto attorno al quale turbina tutto, come una consapevolezza fuori del tempo. Ecco il quadro. Questo, certo, è tutt'altro che quietismo. Beh, adesso raccontate come siete stato innamorato. No, io... Ma io non sono stato innamorato, io. No, no, no. Io sono stato felice in un altro modo. Ma felice davvero, però. Là nel villaggio c'erano solo ragazzi. Tutti ragazzi, tutti bambini. E io stavo sempre con loro, dalla mattina alla sera. Parlavamo, discutevamo. Andavamo vicino alla cascata a parlare, anche la notte. E non che io insegnassi qualche cosa loro, no, no, assolutamente. Non potevo insegnare niente, ma anzi, vedete, perché i bambini a me hanno sempre dato una sensazione di felicità. E invece con i grandi io mi trovo a disagio spesso. È un errore, sapete, pensare che ai bambini non si possa raccontare tutto, non si possano dire tutte le cose. Questo è sbagliato, perché così è una presunzione da parte dei grandi, che loro non capiscano. Capiscono tutto invece. Quando stanno lì e ti guardano con quegli occhi. Oddio che... Allora stavamo sempre insieme. E un giorno poi mi tirarono dei sassi, anche perché, sì, perché io baciai Maria. Oh, la baciai una sola volta in tutto. No, no, non ridete, no. Non si trattava affatto d'amore. Maria era una ragazza molto giovane, avrà 20 anni aveva. E era molto disgraziata, se sapeste quanto. Tutti la odiavano, perfino sua madre, dopo che qualcuno aveva approfittato di lei. Ma era così pura, così innocente, con degli occhi così chiari. E allora io volevo fare qualcosa per lei. Era anche brutta, perché sì, sì, non era mai stata molto bella. Allora avevo una spilla. La vendetti e mi dettero 8 franchi. Io glieli dieti e la baciai. E le dissi però che la baciavo non per amore, ma perché mi faceva molta pietà. Ecco, dopo la odiarono tutti, anche di più, ma i ragazzi no. Tutti i ragazzi la capirono e allora venivano da me uno alla volta di nascosto a dirmi: io voglio tanto bene a Maria, io amo Maria. Poi è morta. Quando sono partito, sono venuti tutti insieme ad accompagnarmi alla stazione, tutti i ragazzi. Era tanto tempo che facevamo progetti per quando sarei partito, cosa avremmo fatto. Di notte venivano lì di nascosto per abbracciarmi.
gridavano e cantavano alla stazione. Poi il treno è partito, io sentivo ancora le loro grida da lontano. Léon s'en va, Léon s'en va, Léon s'en va, pour toujours. Ecco, pensavo ora li lascio per sempre, ora vado nel mondo dei grandi. Forse comincia la mia vita nuova, non so, forse è incominciata, io spero. Ecco passato l'esame. Il generale è servito. E anche voi, egregie signorine. Sapete che poco fa ci avevano raccomandato di sottoporvi un esame? Bravo, principe. Non pensate male se Aglaia e Adelaide vi hanno un po' punzecchiato. In realtà vi vogliono già bene. I loro visi io li conosco. Anch'io? Oh, anch'io i loro visi li conosco. Davvero? E del mio che pensate? Lo dirò un'altra volta ora. Perché? Mi sembra che si faccia notare. Oh sì. Si fa notare, sì. Voi, Aglaia Ivanovna, voi siete straordinariamente bella. Siete tanto bella che si ha paura a guardarvi. E poi? Il carattere, su, coraggio. Ma la bellezza è un enigma, la bellezza è difficile da decifrare. Voi, Aglaia Ivanovna, siete bella quasi come Nastasia Filippovna. Come chi? Nastasia Filippovna? Dove avete conosciuto quella donna? Poco fa Gavrila Ardalionic ne mostrava il ritratto al generale. Lo voglio vedere! Dov'è? Si mandi subito a prenderlo! Chiamate Gavrila! Imprudente! No! Anzi, no. Fate il favore, principe. Andate nello studio. Sì. Caro, prendete il ritratto e portatelo qui. Vorrei... Che bisogno c'era di chiacchierare, idiota! Scusatemi, io non l'ho fatto apposta. Ho detto soltanto che Aglaia è bella come Nastasia Filippovna. Avete ascoltato tutto. Mi dispiacerebbe ora darmi il ritratto. Sentite, principe, dovrei chiedervi un grande favore. Principe, ora di là con me, insomma, sembra che siano in collera con me. Avrei urgente necessità di parlare con Aglaia Ivanovna, ma ora non posso. Ho scritto qualche cosa, dovreste consegnarglielo, ma a lei personalmente, mi raccomando. La cosa non mi va molto. Principe, mi è indispensabile. Consegnerò, sì. Ho pregato di consegnarvi questo. Andiamo? Date qua. È bella. È molto bella, anzi. Se che a voi piace questo genere di bellezza, perché? Sì, in questo viso c'è molta sofferenza. Che forza! Dove? Che forza? Una bellezza come questa è una forza.
Vedete, principe? Adesso da noi non ci sono che segreti. Sempre segreti. Si combinano dei matrimoni che a me non piacciono. Mamma. Che c'è di strano? Il principe è mio amico. Dio cerca i suoi uomini. I buoni, si intende. Perché quello che conta è il cuore. Il resto sono sciocchezze. Non ridacchiare, Aglaia. Io sono sciocca e tu intelligente. Ma io ho cuore e tu no. E siamo ugualmente infelici. È una vecchia verità. Ma perché poi siete tanto infelici, mamma? No, per colpa delle mie figliole, che sono troppo intelligenti e troppo istruite. Addio, principe caro. Vieni qui più spesso che puoi. Io credo che proprio per me Dio ti abbia fatto venire a Pietroburgo. Arrivederci. Adelaide, amica mia, vieni con me. Arrivederci, principe. A presto. Leggete. Voglio che leggiate. A voce alta. Stasera si deciderà la mia sorte. Voi sapete in che modo. Un giorno pronunciaste una parola che illuminò la nera notte della mia vita. Ora ditemi soltanto, tronca tutto, queste due parole sono sottolineate. E io lo farò. Non oso concepire alcuna speranza perché ne sono indegno. Anche indegno è sottolineato. Mi basterà una vostra parola, null'altro, nulla. Una parola di pietà, vi scongiuro. Gavrila Ardalionic. Quest'uomo ha un'anima sporca. È stato comprato da gente sporca come lui per 75.000 rubli perché sposi Nastasia Filippovna. Ora mi offre il suo contratto, in cambio però di una parola di speranza, una specie di garanzia sul mio affetto. È abietto. Cosa devo dirgli in risposta? Niente, si intende. È la migliore risposta. Guardatevi da lui, vi avverto. Non vi perdonerà mai d'aver letto il biglietto. Una parola. Una sola parola e sono salvo. Io non scendo a mercati. Arrivederci, principe. Sono molto lieta di avervi conosciuto. Siete stato voi. Siete stato voi a spifferare che mi sposo, disgraziato. Vi sbagliatevi. Poco fa avete sentito il generale Panchin dire che stasera tutto si sarebbe deciso in casa di Nastasia Filippovna e l'avete raccontato. Vi assicuro che vi sbagliate. E allora perché vi ha fatto leggere il mio biglietto? Che significa? Che cosa avete fatto per piacerle tanto? Rispondete, disgraziato. Avete ascoltato tutto. Ma dunque così. Lei non scende a mercati. Lo vedremo. Le farò ingoiare. Si fanno leggere i miei biglietti a un idiota. Idiota! Gavrila Ardalionic, vi faccio notare che questa è la terza volta che mi insultate. Non mi pare bello così la prima volta che ci vediamo. Siccome siamo ancora in tempo, sarà meglio che ci separiamo per sempre. Addio. No. No, principe. Scusatemi. Per amor del cielo, scusatemi. Ero fuori di me. Non mi abbandonate. Venite. Vi accompagnerò a casa mia. Andiamo. Thank you.
Aspettate, principe. Quello che sto per fare, secondo voi, vale 75.000 rubli o no? No. E perché non l'amate? Da principio l'amavo. Ora basta. Sapete come mi chiama? Il mendicante impaziente. Ma allora perché lo fate? Un matrimonio in queste condizioni è vergognoso. Io credo che Anastasia Filippovna sia molto intelligente. E se lei sa tutto questo, come fate a essere sicuro che vi sposi? Prima di tutto, perché lei è convinta che io l'ami pazzamente. E poi, perché anche lei in fondo mi ama. A modo suo. Se vorrà vivere in pace, vivrò in pace anch'io. Se no, mi terrò il denaro e la pianterò. Ridicolo non voglio essere. Mai! Quanta Aglaia. Beh, forse sono stato uno sciocco. Questo sì. Avete freddo? Entriamo, venite. Principe, non vi sembra che io chiacchieri troppo? Forse faccia male a fidarmi di voi. Ma è la prima volta che incontro una persona onesta, per questo mi sono gettato su di voi. Scusatemi per poco fa, ma ero furioso. È la prima volta da molti anni che parlo a cuore aperto. I vigliacchi amano i galantuomini, non lo sapete? E io, già, chissà poi perché sono un vigliacco. Ma l'ha detto lei, Anastasia Filippovna, e ora tutti ne sono convinti, perfino io. E questo è vile sul serio. Scusatemi, scusatemi. Io vi credevo incapace di... Io vi credevo incapace, davvero, fino a poco fa. Vi giudicavo addirittura corrotto e cattivo. Non è vero. Voi siete semplicemente un uomo comune, ecco, e forse un po' superficiale. Scusatemi. Noi due saremo amici o nemici. Gli uomini come voi o si amano o si odiano. Non mi fate nemmeno l'onore di considerarmi un buon vigliacco. Non c'è niente di peggio. Entriamo. Ancora una parola, principe. Per favore, non chiacchierate di quanto è avvenuto poco fa fra Aglaia e me. E là, in casa Panchin, di ciò che vedrete in casa mia, perché del marcio ce n'è. E anche qui parecchio. Venite. Vi accompagnerò subito nella vostra stanza. Le presentazioni le faremo dopo. Ecco. È brutta, vero? È buia e dà sul cortile. Ma è la sola libera. Sotto tutti gli aspetti. Non capitate a proposito. Beh, non è colpa mia. Non sono io che affitto le camere.